Ladies and gentlemen, welcome Italy. Lady Doe, special guest star, tornata a New York 3 anni fa, attrice Irene Cinti. Siamo in diretta in onda per il compleanno di Cosimo Altavilla, imprenditore di successo. Ringrazio tutto il mio staff artistico e tecnico. Milano TV, Radio Rollers Italia, Milan Inter, Lorenzo Casoretti alla regia, Pietro, tutti i fotografi e cameraman. Ho qua con me un collega attore, presentatore, ma cantante di successo di Canale 5. Ci ha deliziato con due brani meravigliosi. Ve lo presento. Due parole per la stampa e grazie che sei qua con noi questa sera. Allora, stasera ho cercato di fare una canzone di Barry White, che ha letto Music Play, e poi una dei tanti canzoni che ho scritto io nella mia vita, 300 più o meno, che l'ultimo era intitolato Bang. Senti, io sono lusingata che io e te siamo i guest star di questo evento internazionale. Il nostro connubio è arte, moda, musica e spettacolo, è un onore averti qua. Grande successo a Mediaset, tu che hai lavorato anche a Canale 5, Italia 1 e 4, ma in tutto il mondo. Io che ho lavorato a New York a Broadway, ma anche tu hai lavorato anche in America. Che ne pensi della musica attualmente in Italia? Ma la musica in Italia è quella è stata scelta dai giovani. Loro piacciono questo nuovo trap, rap, la loro musica. Beato loro, ma purtroppo hanno dimenticato le cose più essenziali, la melodia e anche le parole che sono speranze, gioia, tristezza anche, ma niente di strada. Senti, che consiglio vuoi dare, io che lavoro anche a Sanremo Giovani, in giuria, alle nuove generazioni che vogliono fare i cantanti come noi? Però, secondo me, diciamo, i ragazzi devono pensare anche due volte. Il canto è una cosa pura, il canto è una cosa che dura una vita, non è 5 minuti di successo e poi nel dimenticatoio, ma bensì è come una poesia, vive sempre. È vero, io ti ringrazio di cuore, sei stato con noi. Per me è importante il sacrificio, il talento, la personalità, bisogna essere anche televisivi, ma soprattutto aver studiato. Noi che abbiamo fatto conservatorio, che abbiamo studiato, lo sappiamo bene. Ringrazio i telespettatori di Milano TV, Radio Rollers Italia, tutti i colleghi attori, giornalisti, cameraman e fotografi, sono qua questa sera per l'evento La Giornata dell'Artista, organizzato da Cosimo Altavilla, Ariedo Lorenzone. Ringrazio anche tutti i cantanti che si sono esibiti, ma la guest star della serata era qua alla mia sinistra, Lori Jones, in diretta in onda, Lady The Voice Special Guest Star, attrice Reciti. Grazie di cuore, benvenuti a Lime. Grazie.